Ciao a tutti, oggi prepareremo la bavarese alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti più 6 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono fragole fresche, latte intero, panna fresca amara già montata, tuorli, zucchero semolato, buccia di limone, succo di limone, gelatina di foglie ammollata in acqua fredda. Per la decorazione, zucchero a velo, panna montata zuccherata e fragole. Andiamo il via alla ricetta. Per prima cosa rimuoviamo di nuovo in frigo la panna montata amara. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le fragole e 50 g di zucchero. E facciamo frullare per 20 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo il succo di limone. E facciamo amalgamare per 10 secondi a velocità 7. Il succo di fragola è pronto, mettiamolo da parte in una ciotola. Dopo aver lavato e asciugato il boccale, versiamo all'interno del boccale lo zucchero e la buccia del limone e facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale. Adesso aggiungere i tuorli. E il latte. E facciamo cuocere per 7 minuti a 80 gradi, velocità 3. Adesso dal foro del coperchio mettiamo i fogli di gelatina strizziamoli e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Il composto è pronto, trasferiamo in una ciotola capiente e lasciamolo raffreddare. Dopo aver lasciato raffreddare il composto, adesso incorporiamo la panna. La incorporiamo con movimenti dal basso verso l'alto.
Adesso versiamo il succo di fragole e incorporiamo anche questo. Adesso trasferiamo il composto in uno stampo in silicone che posizioneremo in frigo per almeno 6 ore. Adesso trasferiamo in frigo per almeno 6 ore. Trascorse le 6 ore, adesso usciamo la bavarese dallo stampo e andiamo a guarnire e a impiattare. Bavarese alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta.